Famiglia, ehi, ehi, c'è una cosa importante che voglio dire. Abbiamo ricevuto un'offerta da Arti Foods per tutto. La terra, gli ulivi, il mulino, i macchinari e tutto. Credo che voi tre dobbiate parlare. Sotto un ulivo di 300 anni ci sono le ceneri di mamma. Ah, oh, papà, non iniziare a piagnucolare. Vedo il meglio e anche il peggio di vostra madre e di me, voi. L'ho già sentito quel tono, ci stai manipolando. Non si può vendere tutto tranne la casa. Possiamo anche tenerci tutto. Io continuerei a occuparmi dell'azienda, ma decidere di tenere solo la casa è un lusso. Quale lusso? Ci sei nato in questa casa. Qui è dove siamo cresciute, qui ho sposato Dan. E qui abbiamo concepito i gemelli la stessa notte. Che schifo. Scusate, come si concepiscono dei gemelli? No. Il mio intero universo ruota intorno alle donne e a me. Il mio papà è il supereroe di Olivia. Ti ha detto cosa accadrà quando non potrà più occuparsene? Me ne occuperò io. Non hai pensato di chiedercelo? Vuoi occupartene tu? Preferirei di no, sono troppo egoista. E la tua ragazza ha solo un bel c***o. Qual è la differenza? Avanti, dici chi è il padre. Giulia, è lo Spirito Santo, dai, dai, dai. Non dai, gli dai. Hai detto che sei rimasta incinta? Ah, ma che combini? Io faccio il c***o che mi pare, chiaro? Cos'è che ti preoccupa? Che con loro la vita non sia clemente. Il tuo mondo è stupendo, ma a certe volte ho la sensazione che sia un po' opprimente. Aspetta, non andare via così. Mi sfinisci, Leo. Anche io mi sfinisco da solo. E le sorelle mi sfiniscono. Mi mancano, le adoro, ma dopo un po' di tempo con loro. Chi diavolo non vorrebbe far parte di questa tribù?